Ciao amici, bentornati qui ad un nuovo appuntamento con me, Chef Fabio, nella Cucina per Tutti. Come state? Oggi andiamo a realizzare insieme un piatto davvero goloso di carne. Che cosa nello specifico? Facciamo un filetto di maiale con riduzione di Chianti. È una mia ricetta che voglio riproporre a voi, ma intanto vi chiedo, vi state iscrivendo al canale? State riproponendo alle vostre famiglie le mie video ricette? Sono sicuro di sì, anche perché molti di voi so che mi commentano e sono contento per questo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e fate passaparola. Nel mentre, se siete curiosi di vedere quali sono gli ingredienti per fare insieme questo secondo goloso, mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Per realizzare il filetto di maiale ci servono questi ingredienti. Partendo dalle spezie avremo bisogno di pepe nero, rosmarino, maggiorana e salvia, sale, 400 g di filetto di maiale, olio extravergine di oliva e mezzo litro di vino rosso. Io utilizzo il Chianti. Mettiamoci al lavoro e vediamo come preparare il filetto. Lavoriamo per prima cosa la carne. Il nostro filetto presenta sicuramente delle parti di grasso che noi andiamo ad eliminare, ci facciamo aiutare anche da un coltello. Il grasso però lo mettiamo da parte, dopo vediamo che cosa ci servirà. Nel mentre lo andiamo a pulire vediamo come andare avanti. Dopo aver tolto tutte le eccedenze non commestibili della carne, ora andiamo a fare questa cosa. Ho preparato, come vedete, le quattro spezie insieme al sale e mi sono procurato anche della pellicola trasparente che noi apriamo. Io ho tagliato la pellicola trasparente di quasi il doppio rispetto alla lunghezza del filetto. Noi andremo a fare una speziatura di precottura, quindi noi andremo a mettere le varie spezie su ogni lato del filetto. Ora andremo a metterci anche del sale su tutti quanti i lati per bene. Poi io vi consiglio di fare questa cosa: abbiamo di nuovo liberato la pellicola trasparente, andiamo a mettere il pepe qui sopra, dopodiché prendiamo il filetto e lo andiamo ad arrotolare in questo modo. Ora noi facciamo così, la chiudiamo in questo modo, andiamo a fare un lavoro come se dovessimo chiudere una caramella. Praticamente andiamo a girare per bene la parte destra e la parte sinistra, otterremo, come vedete, questo risultato. Deve essere bello stretto affinché vada anche a compattare la carne. Noi questo lo mettiamo in frigorifero per circa 40 minuti. La carne ha riposato in frigorifero per 40 minuti, intanto io mi sono procurato una padella dove andrò ad accendere il fuoco, andrò a mettere dell'olio d'oliva. L'olio è caldo, ora vi faccio vedere una cosa. Metto il grasso che avevamo tenuto da parte, vi ricordate? Dopo che il grasso ha cominciato un po' a sciogliersi, andiamo ad inserire la carne nell'olio caldo dopo che si è insaporita con le spezie che abbiamo messo su tutta la superficie. Siccome noi ultimeremo la cottura in forno, vi do un consiglio furbo: accendetelo già alla massima temperatura. Il nostro compito sarà quello di sigillare tutte le parti, tutti i lati. Mi raccomando, procuratevi, se ce l'avete, un termometro da cucina, perché la temperatura interna della carne non dovrà essere superiore ai 60 gradi. Vi consiglio di tenere una temperatura ottimale di 55 gradi nel cuore della carne. Guardate che bel colore sta assumendo il filetto. Noi ora stiamo completando l'ultimo lato, dopodiché andremo a togliere il grasso e andremo ad aggiungere il vino rosso. La carne è stata ben sigillata su tutti i lati, noi ora andiamo a togliere il grasso ed aggiungiamo il vino rosso. Possiamo portare a fuoco vivo. Teniamo la carne a contatto con il vino rosso 5 minuti per parte, così assumerà un bel colore rosso scuro.
Possiamo girare la carne sull'altro lato, come vedete ha assunto questo bel colore rosso bordeaux. Siamo arrivati a 43 gradi nel cuore della carne, come potete vedere anche dal termometro. Nel frattempo mi sono preparato una placca da forno con della carta da forno dove andrò a mettere la carne così da ultimare la cottura proprio nel forno. Tolgo il filetto, lo metto sulla placca che ho preparato, lo vado ad inserire in forno. Come vedete la carne in forno, mi raccomando, cerchiamo di preservare la cottura all'interno del cuore che non superi i 60 gradi, altrimenti cuocendola troppo rischiamo che la carne diventi troppo dura. Dopo che abbiamo messo la carne in forno, possiamo continuare con la cottura del vino. Ovviamente dobbiamo formare la riduzione che andrà sulla carne. La carne ha completato la cottura, abbiamo raggiunto 55 gradi nel cuore. Anche il vino sta completando la sua riduzione, così possiamo impiattare. Il vino si è ridotto. Ora io vado a prendere un cucchiaio della riduzione, la metto al centro del piatto. Andiamo a sporcare un po' il piatto. Ho trasferito il filetto in un tagliere di legno, dopo che l'ho lasciato riposare per 5 minuti nella placca dove l'abbiamo cotto in forno. Così ha rilasciato tutti gli ultimi liquidi. Ora andiamo a tagliarlo. Guardate che bel colore, al centro è cotto perfettamente. Noi lo andiamo a porzionare, mettiamo la carne. Il piatto è pronto, possiamo andare a fare la prova dell'assaggio. Ragazzi, allora, cosa ve ne pare? La preparazione, avete visto, è molto semplice. Sicuramente non andrà a danneggiare il gusto una preparazione così semplice. Anzi, io sono sempre dell'idea che le preparazioni semplici sono quelle che riescono meglio. Ora andiamo ad assaggiarlo comunque, eh? L'abbiamo lasciato un po' riposare, gli abbiamo messo un po' di riduzione sopra, sotto, abbiamo un po' composto, diciamo, il piatto un po' come un pittore. Non sono un pittore, sono un cuoco, però andiamo ad assaggiarlo. Allora, ragazzi, è l'apoteosi del sapore, perché il fatto che l'abbiamo lasciato in frigorifero a riposare per 40 minuti con tutte le spezie attorno ha conferito un sapore davvero equilibrato a questo filetto. E non c'è sempre il filetto di manzo nel mezzo, ma anche un buon filetto di maiale fatto bene, eh? Fatemi sapere come vi è venuto, provate a prepararlo, provare per credere, lasciate dei commenti, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video che verranno caricati sul mio canale. Da Chef Fabio, dalla Cucina per Tutti, ma soprattutto da questo buon filetto di maiale, io vi saluto e ci vediamo alla prossima video ricetta. Vado a finirlo io, venite, venite, guardate che bello, guardate, bellissimo. Mm.